da pensare, come dicevi tu, che ormai forse è troppa la gente che arriva armata allo stadio, cioè non è più un discorso di 10 persone, è un discorso di 100, 200, magari anche 1000. Lopez con il Vicenza dalla Serie C alla Coppa Italia, sollevata davanti al proprio pubblico allo stadio Menti. È il momento del trionfo per la squadra biancorossa, una squadra che a tratti ha entusiasmato per la qualità del suo gioco, un tecnico stimatissimo, e una squadra che va in Europa con la Coppa Italia a disputare la Coppa delle Coppe, con tutto ciò che questo significa per il prestigio, l'immagine, naturalmente anche l'aspetto finanziario. Ho sentito una comunicazione in cuffia, ma non ho ben distinto su quanto tempo abbiamo ancora a disposizione. Bene, soltanto 30 secondi, dunque il tempo di ricordare i marcatori. Maini, al 21esimo del primo tempo, ha bilanciato il gol di Pecchia, segnato al San Paolo 3 settimane fa. Poi, quando ormai sembrava fatta per il Napoli, da un passo in pratica dalla soluzione ai calci di rigore, dove il Napoli avrebbe scommesso tutto sulle qualità di Tagliatella, sono arrivati i gol di Rossi e di Iannuzzi. Il Vicenza vince la Coppa Italia 96-97. Grazie anche a Carlo Onesti, grazie a Maurizio Busato, a Salvatore Biazzo, a Giancarlo Tomasetti, alla squadra esterna 2 di Bologna, all'esterna 1 di Trieste, all'RQM di Milano. A tutti grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata. E a risentirci anche da parte mia.